Buongiorno a tutti, buongiorno bella gente. Ci siamo svegliati qui a Molina di Aragon. Passeggiatina con Gaia e dopo andiamo un po' in paese. Andiamo a vedere giusto com'è. Lì su c'è il castello. Fermati un attimo, Gaia. Lì. C'è il castello di Molina di Aragon. Non saliamo ovviamente. Sempre lui, l'artista con la sua musica. Bellissimo, si mette la sua musica e non vuole sapere niente. Mi piacerebbe vederla finita quest'opera, tutta questa facciata come la fa. Bella.
Siamo arrivati al centro e ora mi prendo un caffè, così vediamo se c'ha il wifi, internet, carico pure un paio di video. Va. Maddalenas, Maddalenas, fai la brava tu, eh? La Ribera 2010, vale, muchas gracias, eh? È la password per il wifi, se no come vi carico io i video? È l'unico modo, non c'ho wifi. Ho caricato due video, ci ha messo un'ora e mezza. Molto carina Molina di Aragon. Peccato che ho potuto filmare poco perché la batteria ormai è scarica, visto che ho caricato i video che voi vedrete stasera praticamente. Io passando per il centro mi faccio un'altra strada, allungo un po', mi vedo l'altra parte del paese. Voi venite con me? E andiamo allora, va. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the e siamo giunti nuovamente alla Calle della Soledad. Siamo arrivati praticamente. Io me ne vado per dietro, prendo la scorciatoia. Invece di fare tutto il giro, me ne faccio la scorciatoia. Me ne vado da quest'altra parte.
stata stamattina alle 8. Penso che starà smontando per mangiare. Subito si mette sotto lei. Ma tanto ora ci organizziamo e ce ne andiamo, stupida. Hai capito? Ci organizziamo e ce ne andiamo. Ok, possiamo andare, Gaia. Andiamo verso il nord sempre. Ci facciamo quest'oretta e mezza di cammino e arriveremo a Soria. Ci siamo? E vai, vai, andiamo a cercare il fresco. Sempre più su, sempre più in alto. Funziona, pongo e dopo vado. Eh sì, qua in Spagna sto spendendo di più per la benzina che le aree sosta che sono tutte gratuite. Da una parte si dà e da una parte si prende. Le distanze sono molto più lunghe, no? Ok, andiamo che ci manca ancora 1 ora e 20 di cammino di strada. Siamo arrivati! Dai, puoi scendere. Ah, ti stai stiracchiando, eh! Dopo 2 ore di cammino siamo arrivati qui, a Soria, in un posto bellissimo che dopo andremo a perlustrare. Siamo su un fiume. Posto fresco, ventilato, sotto gli alberi. Penso che rimarrò qua tranquillamente, probabilmente anche 2 giorni, se si può fare il bagno nel fiume. Bello, eh? Ti piace? Aspetta, che ora ci andiamo a fare 2 passi. Andiamo a scendere un po'? Andiamo a fare una passeggiata? Andiamo a scendere un po'? Dai, su, andiamo. Aspetta, aspetta. Ferma. Stai ferma un attimo, devo chiudere. Siamo praticamente sul fiume Duero. Questo che vedete scorrere qui è il fiume Duero. Andremo a perlustrare prima questo lato qui e penso domani ci andiamo a perlustrare quell'altro lato. Andiamo a vedere com'è. Passando mi è sembrato molto carino.
Ma andiamo a vedere, facciamo una passeggiata. Ma questo vorrebbe rappresentare il Duero, secondo l'artista. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. Molto ben tenuto, pulito, ordinato, sempre parco giochi per i bambini, sempre tutto veramente, guarda, veramente in Spagna sei impeccato. Ci passo. Sono dimagrito, già ho perso 4 kg, qua in Spagna ve l'ho detto, in due mesi e mezzo, torno in peso forma secondo me. E non mi attira niente, i dolci non li sanno fare, non c'è niente di che mi stuzzica. Un punto di ritrovo dove si va in barca, in canoa. E dove ci si diverte. E qui penso che sia un bar e ora semmai ci prendiamo qualcosa. Qui si balla.
Sono molto più liberi di noi gli spagnoli, sicuramente, e si divertono molto di più, la prendono un po' più leggera la vita. In Italia state tutti stressati, state. E a me piace fare il piccolo esploratore, quando vedo dei cammini devo capire dove arrivano. Stiamo passando sopra il fiume comunque. E qui si pesca. C'è gente che fa il bagno. Torniamo, va, andiamo a vedere questo bar che ci offre di buono. Self service. Buona, molto buona questa crocchetta di prosciutto, patate e prosciutto, buona. Vediamo quest'altro. Mm.
questa invece è piccante, buona. Beh, torniamo, va. Comunque veramente veramente molto grande, ben organizzato. Domani ci andiamo a vedere l'altro lato. Questo lato qua non finisce mai. Una bella passeggiata, molto ben organizzato, bravi 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 come al solito. Signori miei, questa già dorme, ha preso posizione, la temperatura è perfetta, fuori ci sono 21 gradi, qui dentro 27, quindi sto iniziando a chiudere le finestre in modo tale che rimaniamo quei 25-24 gradi belli, tranquilli e freschi. Chiudiamo le tende, anche se è bello di fronte ci sta il lago. Chiudiamo le tende e andiamo a dormire. Buonanotte a tutti.